Ma. Scary time, cagarsi addosso is a state of mind. Scary time, oh scary time, cagarsi addosso è uno state of mind. Uno state of mind, uno state of mind, oh cagarsi addosso è uno state of mind, uno state of mind, uno state of mind, uno state of mind. Oggi finiamo quel cazzo di incredibile gioco che si chiama Mirror Layers. Grazie. Grazie. Come sempre. Iniziamo subito perché non voglio perdere un secondo di quel cazzo di gioco. Troppo ridondante, è una sigla, c'ho la di merda. Troppo ridondante, le sigle sono sempre diverse nelle cose, stupido. Ai ai ai, che male che mi fai. Green Day Average Song, mi sa di sì. Let's go. Voilà. My Madness Works ha donato 2 euro. Ciao Marco, sono l'Ivan di Mirror Layers, nonché quello di Ciuno. Cazzate. Ho scoperto a inizio live che ieri hai cominciato ML e miseria, sono mesi che vorrei lanciarti una key ma sono timido. No, minchiate. No, minchiate. No, ti prego, dimmi che sei tu. Cazzate, non sei tu. No, perché se tu ti faccio davvero complimenti sentitissimi. No, è una minchiata. Dai, dimmi che sei tu. E lui trustala. No, davvero sono io. Aspetta, vediamo. Edda, dimmi che sei tu. Ragazzi, mi hanno mandato la clip del momento prima di ieri e mi ha fatto un botto piacere. Sei tu, bro? Sei davvero tu? Fidatevi, ragazzi, è lui. Bro, ascoltami. Fin da quando gioco, fin da quando, e anche prima di aver fatto Ciuno, gioco a giochi horror, ne ho visti tantissimi. Ed è sempre una questione di, a volte la storia è troppo una merda e il gameplay è troppo buono, a volte il gameplay è una merda e la storia è troppo buona. Un gioco horror secondo me deve far spaventare prima di tutto, e secondo di tutto deve giocare bene. E sono arrivato letteralmente qua al momento della macchina fotografica. Chapeau, complimenti, mi è piaciuto tutto. Dalla merda di salita che mi sono fatto a piedi di sto cazzo di palazzo, al green, red, mi è piaciuto tutto. L'interazione con i tizi al PC, con la stanza col diavolo, tutto quanto. Veramente, starei qua a leccarti il culo per ore, ma prima voglio finirlo. E poi, se vuoi, ti inviterei veramente con piacere in live, perché per me sarebbe un onore. Veramente un onore, vorrei veramente parlare con qualcuno, anche perché a questo mondo mi sono sempre avvicinato come spettatore e non ho mai chiesto. Mi piacerebbe tantissimo chiedere a te. Da quanto è iniziato il gioco? Un pochino, ci gioco da 86 minuti. Quindi dimmi che ne pensi e andiamo. Piacerebbe tantissimo anche a me, davvero. Per favore, mandami un messaggio su Twitch, che ti mando il mio numero di telefono e chiacchieriamo. Appena finiamo sto gioco si parla con te.
Ho tante domande da farti, anche perché, sai, me lo dicono spesso a me. Grazie mille, FZ808. Marco. Grazie mille, grazie dell'abbonamento. Mi chiedono sempre anche a me, perché non fai un gioco horror? Io non so niente. Forse sono bravo a scrivere, ne ho giocati così tanti che saprei dare consigli. Però mi piacerebbe chiedere a uno che proprio li fa, li scrive, li crea. Sarebbe veramente un onore. Quindi aspetto il tuo messaggio. Ancora complimenti. Ma io sono un figlio di puttana, se da ora in poi mi fa cagare ti dirò anche quello. Perciò. Oh merda, si sono aperte le stanze che abbiamo aperto lì. Va bene, culo leccato, giochiamo. Grande complimenti ancora comunque. Kill the wife, commit suicide. Ma che bello che mi stai guardando adesso, mi sento tutto emozionatino. Mi sento emozionatino. E qua Ivana, vedete, giocare a cercare. Videogiochi. Videogiochi. Ma di che gioco parli? Di questo. Appena scopro come si fa, ti mando il messaggio e figurati, è giustissimo demolirlo quando se lo merita. Immaginavo non sapessi farlo, ma ci penso io. Perché è veramente un bordello qua su Twitch. Ti ho contattato, bro. Ti ho mandato il mio contatto. Un bacione. Grazie per essere passato. Che cazzo di onore, merda, cazzo. Incredibile, funziona. A quanto pare. Che bello. Che bello. Buon gioco allora, un bacione. Un bacione a te, bro. Un bacione a te. Let's go. Ma qua invece? Qua si poteva aprire, vero? Era quello che dava. Ah, ma ha fatto anche I'm Scared, cazzo che bomba, ragazzi. Sì. Quindi, sta cazzo di telecamera. Vi ricordate ieri? Faccio qualcosa veramente. La donna domandona ha donato 2 euro. Grazie. Marco domandone della serata, preferiresti essere invisibile ma solo quando caghi oppure saper volare ma quando atterri caghi per lo stesso tempo che sei stato in volo? Bacini. Preferiresti essere invisibile ma solo quando caghi oppure saper volare ma quando atterri caghi per lo stesso tempo sei stato in volo? Invisibile ma solo quando cago. Cioè, dipende che cosa intendi, forse volare. Vediamo che hanno da dire i tizi online. Ma io posso mettere la macchina fotografica qua? Yeah. Oh merda. No. Contate di avere una connessione a internet stabile, il problema insiste, contattaci per ricevere assistenza. Un bacino Marcolino?
Io sono. Sono online su Steam. Grazie Neflock, grazie mille. Steam è down, veramente? È down adesso? Ma che cazzo di... Noi avevamo questo con l'ombrellino. Cos'è Fireback? Fofi ha donato 5 euro. Grazie. Bello vedere che hai ripreso con le live. Durerai più di 3 mesi stavolta? Assolutamente sì. C'è Steam. Che cazzo, peccato. Allora... Caspita, Steam è proprio un down. Smettila, Garagocten. Cos'è Fireduck? Sarebbe Firefox ma Fireduck? Peccato, volevo dare la fotocamera ai ragazzi. All right. È down, peccato. Ok, le chiavi sono sempre qua dentro, no? Quindi immagino che siano aperte altre cose della casa. Qua è chiuso. Mi chiamano Steam Down, la prendiamo un po' nel culo, eh? No, questa pure... forse qua? Questa porta strana ancora. Bravissimo. C'è Marco, un messaggio in chat. Ottimo, ottimo messaggio in chat quello del saluto, molto educato, grazie mille. Va bene, Strizzis. Mi sa che andiamo dall'altra parte e vediamo che succede. Poi ci sono altri livelli di Star Breeze. Forse la fotocamera possiamo fare delle foto dall'altra parte. Let's go. Bella questa. Bella. E quello? E sti quadri? Cosa significano queste frecce?
Scusatemi ragazzi, stavo controllando se ci fosse la figa o il pisellino. Sono una persona che ci tiene molto alla grafica. I don't mind my sight, I just couldn't be, but some special guests are looking towards me. Cosa cazzo vuol dire? Un bel culetto. Bella smetto, cosa mi dice, l'ho bannato. Oh merda! Mi sono cagato addosso! Oh! Cosa cazzo vogliono dire queste robe? Steam è tornato on. Bene, allora dopo andiamo. Queste cazzo di piante, ma cosa vuol dire? La domanda di Rubber è molto interessante. Che ha detto? La rispammate? Please. Ancora piantino. Ma vuoi vedere che dobbiamo tipo fare una foto a sta cazzo di pianta? Ma questa lasciamola qua. Tipo foto a sta pianta qua e metterla nel determinato quadro. Lasciamo. O forse è l'esatto contrario. Cazzo di piantine. Un paio di palle, eh. Sight, I just couldn't be, but some special guests are looking towards me. I tizi nei quadri stanno contando. 5 4 6. Dieci.
sono io che chiudo le porte. Sta cazzo di pianta. Ancora sto coso. E sono tre Marcone, porca miseria come passa il tempo, ti voglio bene cuore rosso. Non si può trascinare purtroppo. Vabbè, andiamo a vedere che cazzo hanno da dire quelli online. Riddle. Quindi posso entrare adesso. E vai. E vai. Fate abbiamo kill the beloved friends. Gira soli. Nice booty. Lo pensavo anch'io. Aiuto, dov'è il floppy? Quale cazzo di floppy? Raga, ho trovato questo, send for help. Cioè? Bambina merita l'orfano trofio. Grande, Becumer 1998. Per Moro l'unica cosa che conta. Grande. Cosa cazzo si deve fare adesso? Esplorazione in corso. È bello che comunque sono un po' tutti... Ma che... La pura verità. Che è sta cosa? Ecco il mio selfie, aggiungetemi se ne volete altre. Brava, brava Sandra. Iscrivetevi al mio OnlyFans. Piero, behind you. Ho paura. Siamo invisibili. Ma to che botta la bambina, ragazzi. Mi vanno ancora pisciare i bandalones. Beh, figo che a quanto pare sono tutti in alto mare. Questo ha trovato il tizio da un'altra parte. Come ha fatto? Come ha fatto? Dimmi cos'è il profs. Non saprei. Ok, ti metto 6. Accettiamolo nel cesso, sto merda di cosa, non vale niente. Via. Via. Marco diventa un hacker. Ah, questo è quello nuovo. E Fire Duck invece adesso... C'è poco e niente da fare qua, dobbiamo capire là come cazzo. Il fatto che quel... Che quella nota ci sia scritto Riddle vuol dire che è un piccolo... The mind my sight, touch your screen B. But some special guest looking towards me. The mind my sight. Touch your screen B, but some special guest. Beh, parla dello specchio, no? È lo specchio.
Sto fotografando lo specchio. Puoi cambiare la categoria, bro? Sta cosa delle piante è particolare, forse devo fare le foto una alla volta, visto che stanno contando i cazzo di quadri. Beh, qua c'è il primo. Ma che cazzo ne so. E il simbolo è la barchetta. Ci sono mod, ci penso io. Yeah, thanks. Caldino, eh? Sì, ma non ci sono mods, lo dovrebbe fare Marco. Ho fatto. Ah, questo non l'ho visto. Eh? Cos'è? È un sito. Florisaltrevista.org. Beh, andiamo subito. Ma prima aiutiamo i nostri amici. Guardate, ho trovato un sito da mettere su Firefox. Scherzo, Fire Duck. Ehi! Allora scrivo proprio il sito. Ti fotto il culo, Ivan. Vedi che cazzo ti faccio. Dove cazzo? Files. Floris.altravista.org. Un'altra tecnica valentissima è fare una foto al biglietto. Non sono così intelligente, ok? Ok, andiamoci noi. Floris.altrevista.org. Oh! Ma che... Convoda 92, nato nel 1992,
Forse è un vivaio che ama molto la vita. Dopo il nostro lavoro nel Maine abbiamo deciso che era ora di trasferirci in un posto più tranquillo e a trovarci nella nostra nuova sede. Indirizzo 22 Creek Road, Silburg. Nickname su propaganda Roland. Cosa? Dici che dobbiamo contattarlo? Roland Schuwerk. No. Roland Schuwerk. Cerca utente. Roland Schuwerk. Amo sto merda di gioco, buttare la mano. Schuwerk. Non rinunciate mai ai vostri sogni. Qualche anno fa pensavo di non andare avanti, ma poi la mia vita ha dato un fio stupendo. Un lavoro che adoro. Avete sempre a cuore il lavoro. Questo tuo. That's the spirit of Jack. Volevo far sapere, ragazzo, le consegne che sono accetto impiegati è perché prendo molto seriamente il mio lavoro. Vendere fiori alle persone è la mia missione di vita e non qualcosa che posso delegare a uno sconosciuto. Beh, giusto. Non so forse che il computer di Retrans really just sucks sometimes like thanks but stop breaking my vein. Ma che cazzo. 29 years too late. Cari clienti, tenete duro, a breve riapriremo con un catalogo tutto nuovo. Io sta follow dal figlio, la scarico e come. Guardate come è contento Chester. So che alcuni di voi avrebbero voluto farmi visita, ma oggi la bottega aprirà solo un cliente speciale, mi dispiace. Chi? Messaggio inviato alla sezione successiva dell'Enigma. Allora no, dai. Gangster. Questo lo scarico. It's me, one of the special customer, please. Non so se sei un cliente speciale. No! La cerchia di fiori bellissimi, Floris fa per te, siamo sempre pronti a soddisfare i vostri bisogni. Inoltre dalla prossima settimana potranno tornare a farci visita anche i clienti speciali. Che cazzo sono questi clienti speciali? Imagine being in social media for almost 2 decades and no one interacted with your post until now. Can I be a special customer? Sta roba, come mai la gente torna anche in altre parti dell'Enigma? È particolare. What's the name of your son? Chester, idiota! I'm a stupid idiot, names the account after himself instead of his business and the one's way he went three days with a sexy, can I be a special customer? Also, did your mother your kids? Oh, man. Cazzo dovrei fare? Beh, andiamo a vedere le foto. Questa qua era stupida o questa era importante? Ma quello che cazzo è? Che è quella merda? Che schifo è quella roba? Posizione del codice prodotto. Che vuol dire?
Molti scrivono se possono essere dei special customer. È un meme o devo scriverlo? Posso essere un cliente speciale? CD Projekt ci ha messo 72 anni a sviluppare un gioco come Cyberpunk, si è incentrato sulla grafica, voi direte e vi rispondo, porchi Dio. Tieni presente che puoi cambiare lingua del server per vedere i messaggi di altre nazioni. È vero, lo so, ci abbiamo provato ieri, però volevo un po' farlo tutto all'italiana, però se proprio sono disperato, dopo... Oh merda! Hanno messo altra roba. Questo amore con un membro della famiglia a tua scelta per far sbannare Daniele? Non penso. Rubber non mollare. Aspetta. Cosa succede, Rubber? Non trattatevi male, ragazzi. Ciao Marco, devo togliere le sabbia dalle mocce? Devi fare ciò che vuoi. Perché non c'è fondo? C'era il telefono nel sito, no, vero? No. È un messaggino? Mi scusi, che fa? Spoilerà buona fortuna con l'enigma. Ma è questo il gioco, idiota! Ecco, c'è un ad sul sito di propaganda, se lo clicchi che succede? Un ad? Questo qua? Become a hacker? Bentornati? In questa lezione continueremo a esplorare alcuni trucchi basati del web hacking. Come sapete, molti siti hanno un pannello di controllo nel quale è possibile vedere e modificare ogni pagina, anche quelle nascoste. Se avete i pannelli sono aggiungibili aggiungendo un admin nella fine della rete di base. Per esempio, se trovassimo a navigare su White, sarebbe buona idea provare a visitare admin. Se tutto va bene, ci troviamo davanti a un form di login con username e password, ma le volte web developer alle prime armi lasciano come dati di accesso tra le aree i valori di admin e password. Altre volte invece impostano una password poco sicura. In questi casi, per indovinare o utilizzare semplici cerchi di social hacking, l'ideale sarebbe raccogliere più informazioni possibile sul proprietario del sito web, cosa di nascita o quella del suo matrimonio. Invece non c'è possibile reperire alcune informazioni, dovremmo iniziare tecniche più avanzate. Dove sono parliamo proprio. Flory com'era?
come cazzo era? Florisaltravista.org. Florisaltravista.org/admin. Oh merda. Vabbè, immagino admin password. Qual è il nome su Chester? Oh merda. Dammi tutto. Che cazzo è sta roba? Kidney heart. Ma che... No. Parola di amministrazione del server locale, istruzioni da aprire il terminale CVD, digital connect. Oh merda. Connect 192.168.43.87. Via. Connessione in corso. Connessione amministrazione del server locale. Download in corso floppy.mirror. Merda, che anticipazione del cazzo. Download completato. Ok. Apri la cartella. Sì. Questa è ancora nuova, vero? Vabbè, erano le istruzioni. Fammi pulire un po' qua. Via. Questo è importante. Ok. Go. Che bello. È il programma di Floris. Sto in ordine, inserisci un ordine. L'ordine della cronologia. Si dice codice prodotto. Merda. 1/3. Ok. Sì, i codici sono dei prodotti, ma vorrei tanto capire... Se devo sceglierne di appropriati, cioè di... Beh, facciamo così. Io avevo... la numero 1, se non sbaglio. Era questa. Andiamo a vedere qual è. Ordiniamo quella. Numero 1 era la barchetta. Cerchiamo sta cazzo di barchetta.
Dietro al cadavere? Non penso. Oh, barchetta. Ok, beh, è abbastanza facile da ricordare, ma facciamo comunque una foto. Ah, nel senso del cadavere ce n'è uno rettangolone, che manco non ricordo di averlo visto. Ok, ok. Ok. Merda. L'ho chiuso come un idiota prima. Ah, nel floppy. Yeah. Ok, ci sono ordine. Ed è questa. Signor Possum Commonsnum. Ok. Non si dice la quantità. Uno. Boh. Prendiamo uno a caso che ci fa ridere. Clivia. Uno. Medellina. Uno. Oddio, non va. Ehi! Ehi! Quello so che mi è uscito un po' male, ma non posso davvero non volerle bene. Figlio di puttana, perché me l'ha rifiutato? Comprò una volta l'enigma, adesso vuoi leggere il mio messaggio, what? Divento quadrato. Eccellente. Pensavo io ho tutti i quadri, ho tutti i fiori, ho floppy, io ho provato tutti, ma non funziona per andare avanti. Io ho tutti i quadri. Creepy. Ho trovato i tre quadri e i tre fiori. E la quantità indicata dalle dita. Ma non capisco in quale ordine vado inserito nel programma del floppy. Ok. Ok. Ho trovato i tre quadri e i tre fiori. La quantità indicata dalle dita, ok. Questo è importante. Come cazzo si trovano i tre fiori? Come cazzo si fanno a sapere quali sono i tre fiori?
Come dicono la quantità, questo l'ho capito, avranno un simbolo, un cuore o un polmone, no, non ce l'hanno. Sono gioco da sciappare assoluto, sono d'accordo. Non penso ci sia un cazzo di cuore dentro uno dei vasi, vero? Anche perché il polmone è gigantesco. Ma qua non ce l'ho entrati. Penso dovremmo un cazzo. Che King se lascia le chiavi, che opportunisti. Persone nelle foto mostrano i numeri delle mani, forse devi associare il numero che le vuole associare il numero con la pianta in base al simbolo sotto l'ornice. No, i numeri sono la quantità che devo ordinare. Ce la posso fare comunque. Sarebbe un po' cippone guardare la soluzione, sta roba. Si capisce cosa cazzo sì. Quello è una mano? Ah, ma è un tizio. È una larva, che cazzo. Prova a fare l'ordine di Big Smoke. Geregoric ha donato 3 euro. Wow wow, Uber Marcolino, ti offro un caffè ole ole. Grazie, stronzo. Cadavere di merda. Gamberone Zero ha donato 2 euro. Ciao Marcolino, hai mai provato Get Even? Sì. E un gioco horror psicologico non sembra male. Sì, sì, lo shooter, bellissimo, molto strano. Molto, molto strano. Mi sa che facciamo come ha consigliato Ivanone e guardiamo negli altri posti. Get Fast Ligma, che cazzo è Ligma? What do I do to place a new order? How do I escape the glass guy? The people in the paintings need to be looking at the hanging guy, not just all of you. I got this wrong at first. Vabbè, ovviamente. Peppe Jacket ha lanciato 200 bits. Buonasera Marco. Guarda i quadri che mi sembra di aver visto un simbolo vicino la cornice. Grazie Peppe Jacket, lo guardo anch'io. Oh, un fan Chester. Decido di parlare di Iron. Cosa quanti? Look at the pen. Ah, questo già si sapeva. I quadri devono guardare lui. Che è sto rumore?
Beh, allora sicuramente questo. No! No, perché? Perché? Perché ho aperto una merda di cosa, non potevo guardare, ora rompe i coglioni? No, non esiste. No, no. Vaffanculo. Vaffanculo veramente. Rimani qua. Ma dimmi tu, sono devo nascondermi da un bastardo. Ma mi sono fottuto da solo, aspetta, qua c'era. Ce la potevo fare qua. Ma chi cazzo lo rivoleva indietro sto bastardo? C'è tutta la calma che ci serve a guardare i quadri, ora c'è sto pure sto figlio di puttana. Non ci voleva proprio. No! Puttana. No, 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 no! Perché sono stupido? Ma che cazzo faccio? Mi avevi già visto, idiota. Vabbè, fa ciò che devi, bastardo. Luna 5. No. Cerchiamo la cazzo di luna. No, o sì, era luna quella. Fammi entrare qua, fammi entrare qua, fammi entrare qua, fammi entrare. Non si può passare dallo specchio mentre mi seguono. Quindi la luna. No, ma che... palle. No, 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 no. È una luna? È una luna? No. Sei un rompicoglioni. Questa è la luna? No. Non è la luna. Questa era la cazzo di luna? Sì. Sì, sta merda è la luna. Vabbè, ammazzami e basta! Where are you going? L'hai giocato... c'è ancora, Ivan? In caso, l'hai giocato The Hellward... come si chiamava? The Hellward... The Hellward Loophole. No, 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 no. No. Fammi andare. Provare che tavoli sono grandi nascondini pure divertenti. Minchia, ora non ci ho pensato, eppure è stata la prima cosa che ho provato. The Hellward Loop, l'ho sentito di nome ma non lo conosco. Ti consiglio di giocartelo, sono rimasto impressionato.
più complesso di quanto... fammi andare, bastardo. Perché no? Perché non posso andare? Volevo stavolta nel male, ma con un po' di fortuna, vediamo. Vabbè, intanto abbiamo trovato la merda di Luna. I tizi che guardino lui. Le guarda lui palesemente. Seguiamo il trucchetto di Ivan. Lei lo guarda, no? Lei lo sta un po' guardando a lui, vero? O sarebbe la stellina? Sei andato? Quel rumore è quando viene risucchiato dalla merda. Madonna, visto clock, la tovaglia che ogni tanto non funziona, santo Unity. Però mi ha stupito il fatto che non ho letteralmente quasi mai visto, se non mai visto in nessun gioco, la fisica nel cazzo di, della stoffa, della tovaglia. Cioè, interessante. Non fa tanto schifo in realtà, cioè non l'ho vista buggarsi. Stellina. Beh, quindi dobbiamo solo capire. No, questo non mi serve. Dobbiamo solo capire che quando arriva quel bastardo, poi se ne va. Quindi ipoteticamente queste qua sono le due che lo guardano. Vabbè, sono stupido sempre. Una e due. È bella sensazione di fare capocciola sotto il tavolo con la stoffa che si muove, la sensazione di farlo davvero. Ho risposto sopra Edward, ma è andato perso. Ok, comunque sì, è vero. Quindi praticamente ne abbiamo due, ma sono un po' dubbioso. No, no, neanche il floppy. Bastardi. Ah no, eccolo. Ok. Propagandus. Oddio, allora non sono da solo a quest'ora. Tranquillo, il gentile sconosciuto. Vediamo Espanol. Revisar quadros che miran hash. Sì. Il fatto che la tizia abbia visto il cadavere da un'altra parte è perché dipendentemente dal gameplay appare da un'altra parte e quindi i fiori sarebbero diversi? Avrebbe senso averne messi così tanti a quel punto? Forse sì. Caso ecco, è questo qua. No, è lui. No, cioè il fatto che non ci sia, che il fatto ci sia il muro non è importante.
Marco Spazio su 10, perché non pure una foto della foto della foto, cioè, hai visto? Sdottore hanno comunque detto che esplorando il gioco anche dopo il lancio del CD robe varie, quindi presumo che ancora i 15-21 non saranno tali per sempre. Di che parli? Secondo me è quel tizio lì. Perché questo non lo guardo, questo guarda dall'altra parte. E visto che qua beh, comunque il fatto che sono voltati verso tutti i luoghi diversi, secondo me non è fatto a caso come cosa, quindi sarebbe luna, stellina e freccette. Le freccette, se non sbaglio, sono sopra il tavolo, sono abbastanza sicuro. Yeah. Quindi è il momento di scrivere. Quindi stellina 7. Luna. Grazie Gerruale. Grazie per la sub. Grazie a te, grazie a te. E freccettina. Dieci. Grazie a te per la sub, bro. Ok. Ok. Che sia tutto giusto? Ma solo a me questi horror sembrano tutti creati con lo stampino. Questi che hai portato ultimamente mi sembrano tutti lo stampino dell'arco. Cosa cerchi in Vizi Jump Scare Nick Midi End? Per niente. Questo qua. Come cazzo fai a questa roba qua? Abbiamo giocato veramente a fogne. A robe fatte veramente col. Con lo stampino. Classica. Classica situazione dove ti trovi là. Arrivi nella storia, non c'è niente da fare. Minchia, qua raga, c'è un cazzo di social network, boh. Ma come fai a dire sta roba? Non vedo manichino ovunque. Sempre bello vederti in live TVB. Grazie mille, Sassofrasso. Allora, noi abbiamo... Ciao Marcolino, non Ciao. Avevo sonno. Quindi mi sono messo a studiare per la sessione e ti tengo in sottofondo. Grazie della compagnia. Grazie a te. Ok. Grazie Ingusci, grazie mille. Sì, ma è un bell'oro, Marco. A me la parte del bambino è piaciuta tantissimo. E in più sta roba qua degli enigmi che uno può decidere di farli in maniera facile, guardando le soluzioni o sbattendoci un po' la testa standone distante, è fighissima. Ieri la parte del bambino era troppo bella. Se mi fica avere una statua che ti insegue, non so, mi piacerebbe una statua che ti insegue. Ci sono usciti, mi sono sbagliato dei giochi. The Query maggiore di Mirror Layers a mani basse. Mamma mia, quel cazzo di gioco. Allora, facciamo le cose a modo. Era floris.altervista.org/admin. No, ma che cazzo faccio? Normale, floris.altervista.org. Ok. Come porca maestra del fatto che chiedi alla chat quando ti blocchi, ora hai il creatore in chat. Allora, sto tizio qua.
Crisantenum. Il crisantenum è la freccetta, e la freccetta, se non sbaglio, era 10. Ok, lo chiameremo Chris. Mentre invece la luna, la luna era una merda di foglie. Le merda di foglie sono queste, se non sbaglio. Non ci sono altre merda di foglie, vero? No. Questa è un po' una palma. Red bromelia. Red bromelia è la luna. E la luna la chiamerò red bro. Ok. Non so perché sto facendo stare. E la stellina è quella piantina simpatica. La piantina simpatica è questa. Clivia, minchia, Clivia l'avevo indovinata, cazzo, ho indovinato Clivia. Clivia. Va bene, quindi 7, 5, 10. Io, ok. Io inizierei con... Vabbè, facciamo l'ordine e basta. Speriamo, speriamo. Bannate Ivan Zanotti se in live, se sbaglio anche questo. Iniziamo l'ordine, ok. Codice prodotto, ok, inizierei con Clivia, che sarebbe 7. No, merda. Non posso andare in altre pagine. Clivia 7. Posso uscire da qua? Ok. Ok. Red bromelia ed è 5. Dulcis in fundus. Chris, che è 10. Ti prego. Merda, merda. Yes, 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 yes. Yes! Yes! Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! Merda! Avranno aperto la sierra? Queste qua sono assolutamente da conservare come bel ricordo, eh? Metterò qua. Let's go! Ho detto sierra? Andiamo alla serra. Marco, stampi i quadri che ci sono nel gioco a appendere in casa. Va bene, succhiare il cazzo io. Oh merda! Tavolo! Sono scampato, sì sì sì. Ti sei cagato? Minchia, mi è arrivato davanti. Ma anche la prima volta che Glasshead riesce a spaventare. No, la prima volta che l'ho visto sbattere contro il muro mi sono cagato addosso, eh. E niente a che vedere con un bambino, quello sì è stato figo. Mi è piaciuto un sacco Ivan il... Quello... No, prima... Ecco, questo qua, di quando ti prende. Anche perché, come cazzo si fa a rendere spaventoso, originale, il classico jumpscare da appena preso?
è una delle cose che ho sempre pensato, ma come cazzo ti metti a dire ok ragazzi, ora dobbiamo animare e trovare un suono che faccia cagare addosso della cosa più vista e rivista di tutti gli horror. Quando vieni preso. Di cosa tratta sto gioco? Stiamo scoprendo dei delitti. Qual era la trama del gioco? Noi siamo andati in questa casa. Ma se non mi ricordo. Quella è la mia sezione preferita, sai? Perché devi scervellarti come un bastardo, intendi? Comunque mi è piaciuto un sacco. Nonostante. Ma sto coso. Non penso che Marco io sia Gesù Cristo, non penso neanche che solo il Messia possa insegnare l'amore, voglio. Vabbè. Definisci, qual è la trama del gioco? Fallout 4 regala veramente molte chicche se giocato bene. Chi sta parlando di Fallout? A me il 4 non è piaciuto granché, anche se ci ho giocato tantissimo. Il 3 mi ha regalato un bel po' di roba, eh. Vabbè, sto stronzo non se ne va, dobbiamo andare nella serra. No. E vai. Ragazzi, eccoci qua. Classico. Merda, c'è Chester? O una piantina speciale? No. Merda. Ancora sta stanza. Hanno chiesto ancora. Ma quell'incubo li persegue ancora adesso. Una spina riposa se serve. E quando sei pronto procedi. Floris is now open. No, ho bloccato la cima. Sempre quei cazzo di omicidi a noi ora nella burrascosa notte di questo furioso, doloroso strato di specchio. Merda. Che cazzo. Chi è il nemico? Lei o lui? Tiriamo l'aperto, non si sa mai. Io posso entrare da uno? Sì. Perché questo no? Parlavo di un lui, eh. Oh merda! No.
merda. No, ma che cazzo è? Ma che cazzo è? Ma che cazzo è? Cosa sei? Orribile. Cos'è? Aiuto. Vattene. Minchia, se mi ha visto al 100%, infatti. Ma che cazzo? E che cazzo devo fare per aiutarvi? Ho conto più che con me. Devo trovargli delle robe. Oh. Qua dentro. Mom told me that emotions come from the heart. No, I can't love her anymore. Ti ha strappato il cuore quella zoccola. Ok, dobbiamo seguire i sussurri, quindi. Merda. No, 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 no. Hello. Chiudi le finestre, Marco, ci ho provato. Ci ho provato prima, non penso si possa. Infatti non si può. Merda, qua. Oh? È qua. Vincolo parallelo. È qua. Ma cazzo? Ma non è che questo. Eccolo. Amico. Questo è il polmone. Erano tre, no?
Ma non devo trovare gli oggetti e portarglieli, vero? Non devo fare sta roba. Ma sbaglio, il mostro fa tipo il bordello del carrello della spesa. Sì, sì. Si buttò di sotto, magari. Quella esce di sangue, penso sia quella che lascia lui. C'è l'ingresso. Secondo me dobbiamo portargli il loro cazzo di cosi. Merda. Ma possibile che c'è quel cazzo di bambino, quei cosi? Possibile che c'è il cazzo di bambino, quei cazzo di cosi? Che sono questi tre disegni? Quello è un cuore. Sarà per questo che lascia la scia. Ciao. Appostosi, eh? Appostosi. No, 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 no. No. È orribile, è terribile. Chiudi. Ha un cazzo di... Che brutta cosa! Minchia, che pessima stanza che ho scelto, no! Minchia, sta difficilissimo. Ha quel figlio di puttana le cose. E perché entri qua? Ora mi dispiace perché entri. Preso, idiota. Mamma, è proprio brutto il rumore. No, 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 apri, apri. Ok, basta, giriamo intorno. Basta, giriamo intorno. No, 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 no. Apri sta merda! No! Ma non era lui, non era lui, non era lui! Ma porca puttana! No, 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 no! Apri, apri, apri! Entra! Ti prego, ti prego! Ok. Ti prego, ti prego.
Che cazzo. Dov'è? Dove è andato? Oh. Bastardo, vieni qua. Ah no, qua fa il giro. Qua fa il giro, fa il giro. Ok. Mio. Dai, 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 dai. Mamma mia, che brutti rumori. Che brutti rumori, che brutti rumori. No, qua no. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, il cazzo di rene. Mamma mia, i suoi sono fatti da Dio. Orribile quella merda di coso. Certo no, perché sente freddo. Alla ricerca del bambino. Secondo me è buono se all'inizio prendiamo prima tutti gli oggetti. Mi sa che è lui, è suo. È suo questo qua, no? Tieni, per te. Il sangue è sporco perché non è... Wow. Oh, è passato ora. Che cazzo di design. Yoink. Davvero bruttissimo. Davvero brutto, davvero orribile, orribile. Apri. No. No, 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 no. 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 No, 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 no. Via. Eccolo qua, il polmones. Se ci scova ora siamo nell'ultra merda. Merda, no! No! Apri, apri, apri! Ok. Ok. Questa stanza è molto lontana. Sto aprendo qua? Alle docce! Io non posso nascondersi un vetro trasparente. Qua dentro il bastardo. Secondo me è fermo nella stanza della guardia. No. Sì. Mio.
Ciao, ciao. Via. Oh, yes. Abbiamo tutto. Yes. I letti macchinati così puoi spizzare, sì. Abbiamo tutto. Che cazzo. Ok. Qua c'è un suonino, quindi vuol dire che è dall'altra parte. Era qua. Tieni, amico! Tranquillo, ci penso io. Tieni. Ok, e l'altro era dentro un armadione, se non sbaglio. Questa stanza è pure buona per scappare perché si gira. Sti cazzo di venti. No. C'è il bastone. Oh merda! Andiamo nel nostro favorite place. Marco, devi sapere che i bambini di pezzi insanguinati hanno bisogno di te. Ci penso io a quei bastardi. No. Allora, dov'era il bastardo? Ah, merda, è qua! No, è qua! Yes, è qua! Yes. Ce l'ho io, tieni. E vai. No. Allora, quel cesso viene qua. Che orribile rumore! Come ci sente, eh? Bravi. Becca di questo. Bravi. Becca di questo. Oh. Ci penso io. Scherzo, tradizio. Ok. Merda, ma che figo, porco Dio. Abbiamo chiesto... Oh. Merda. Mi ricorda molto Catania. Ivan, segno di sta... Prendi nodo. Mi sono svegliato dal sonno. Bon, ma che cazzo fai? L'animazione della morte del fantasma, una figa da cazzo. Ma tutto. Ma poi, bello che il primo era facilotto. Questo qua invece è più bastardo. Una bestia, una razza figa. Veramente. Catania, check. Che hanno da dire i nostri amici su propaganda? Hai ricevuto 10 nuclei di balcone. Oh!
Oh! Babu? Che cosa sono queste cose, Papu? Ah, ma certo, siamo in Spagna, là è tutto strano. Torniamo in Italia. Primo, madonna che boide, che è ora il vecchio fantasma. Uff, eccomi ragazzi, arrivo. E amico Xiggo, sei lì? Volevo ancora una volta farvi presente che nella realtà specchio, che a quanto pare conosciamo tutti, ho trovato questa creatura. Stata alla larga tutti i miei tentativi fino ad ora di farci amicizia sono diventati dolorosi. E quel pezzo di merda dell'uomo bicchiere. Però questo è il fantasma formaggino. E mo che si fa? Quindi ho sbloccato il balcone. Ah, il balcone era quello là col vetro. Era questo, no, cos'era? Where's the balcony? The balcony. È qua? Yeah, oh merda. Cassettona. Questo? E questo cos'è? Into the dark. Oh merda. Chandler Apartments. The Flores Incident. Merda. La cintura updates. Ah no, che cazzo? Un uovo, the game that kills. Voglio giocarci a quel gioco. Here is the full interview of Andrew, a young man that lost their friends on a scary PC game called Uno. Uno. New crypt spotted. Figo, questo lo mostro a tutti su propaganda, eh? Poi abbiamo torciona, utile per il buio. Merda, qua ancora non si può entrare. E cassettona. C'è Chester. Merda. Andiamo subito a vederla. Il registratore era sempre nell'altro posto, vero? Minchia, se gli regalo la torcia a tutti. No, mi sa che non si può. Merda! Eccovi un regalo luminoso. Perché è una torcia. Mi trovate Marco Marino su YouTube. Beh, vaffanculo, Ivan. Ok. Dammi la mia minchia di torcia. Effettivamente mia e mia soltanto. Ma godo che è, Frittel. È orribile quello che ho appena successo. Ok, andiamo a vederci la cassettona, che se non sbaglio, di cui il televisore è solo... Allora ci siamo entrati, vero? È solo nella casa. Cuoricini. Ma qua? Ma succede qualcosa negli altri piani? Merda, mi sembra un cazzo. Mi sa che il televisore è di là. Non è di qui. I like to hear again. Ecco dell'orecchio. Thank you, thank you. Let's go. Eccoci qua. Cioè?
Mi mancherà l'impiccato. Andiamo a vederci la cassettona. Ah, è uno di quelli. Vaffanculo. Allora. Vabbè, guardiamo la cassettona prima che inizio veramente a scusare. Ma che... Quindi scopri che il colpevole è la Toes. Toes non è mai colpevole di nulla, stronzo, rimangi di quello che hai detto. Ma che cazzo c'è là dentro? Ancora? Ha il... un po' il theme di questo enigma. State bloccando la merda. No! No! Voglio vedermi... voglio vedermi... No! Non dirmi che quel cazzo di quadro comanda dove si può andare e dove... Oh, oh, e ci vado io. Grazie Serra TV. Grazie dell'abbonamento. Dai, ma non si può andare da nessuna parte. Oh, merda. Ciao Mattia. Come va? Ciao ragazzi, ciao belli. Ho visto la tua 213. Ma quante ne fai al live di run? Di solito. Era la run, stupidino. Dipende da quanto mi ciucciano mentalmente. Ok. Ma lo sai che anch'io vorrei iniziare le streak? Come mi hai detto tu. Ma tu vai a farti robe anche come Delirium. Sì che oggi era abbastanza sicuro. Però non ti accontenti a volte di robe come Satana, tanto per fare... Facciamo il format su Isaac che spacchiamo testa di merda. Certo. Ah, uno gira l'altro? Ma com'è possibile? Rompermi le palle. Ehi! Vabbè, ne ho aperto un po'. Ora se ne sono andati quei pezzi di merda. Oh, ma non dipende proprio da quello allora. Apriamo questa con diritto, come sempre.
I move over him. Spegni. Visto un nuovo logo di... sì. Allora. Che succede? Perché non me lo fa ruotare più? Che succede? Ho fatto qualcosa di strano? Che cazzo è sto filtro? È quando arrivano i pezzi di merda questo qua. Me ne vado. Ok. Ah, ma forse bisogna chiamarlo dall'altra parte come al solito. Lo stile di Ivan mi ricorda molto il mio. Di che parli, USB? This number was suspended. È di là. Bro, non avevo manco visto che era una cazzo di sub. Grazie, Mattia. This number was suspended. No. 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 Perché non posso più ruotare? Wow. Cosa ci serve? No. No, avevi visto bene ma non funziona. È un altro. Allora, telefonone, eccolo. Cinque, uno, sette. No, sono stupido. Five, five, five. Zero, uno, seven, tre. Toto, 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 toto. This is move over in customer support. How can I help you? It seems like this enigma is broken. We're sorry for the inconvenience. We're currently processing your request. You should hear us. It's our crane location. It will let you escape. Escape? Merda! Oh cazzo! YOLO.
I tried. Eccomi qui. Siamo nell'altro edificio. Wow, 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 wow! Povero disegno della gru, ti ricorderemo bello com'eri. Io sono un idiota. Veramente ridicolo. Niente di peggio. Che freddo. Che culo, siamo entrati appena sono suonate le tre, nice. Ok. Un po' di vernice, come c'era. 999 ci ha chiesto di dargli risposte. Le rune. Un sacco di cose strane. Marco, please, basta ora, di che parli? Oh! Non è realistico, un messinese avrebbe spaccato il vetro in 2 secondi, sono d'accordo. Poi dicono che quello delle donne è più pulito. Infatti mi aspettavo più pulizia. Gioco brutto, Ivan Zanotti 0 su 10. Oh, oh. Chester.
Allora Chester piccolo. Non si può. Questa è la classica casa messinese. Siccome non hanno soldi per farsi altre stanze, mettono la TV nel posto meno adatto e se la guardano mentre cucinano. Sto facendo lei. Buonanotte Matteo, fumetto cinese. Ah, che poi non ho provato password. Sono stato io a fare AU. Oh well. E qui? Da qua sono arrivato, vero? È una specie di ufficio questo. Chester l'ho provato. E qua merda. No! Vaffanculo idiota. Seguimi qua se vuoi. No! Wow. Vabbè. Siamo all'enigma numero 3. Io direi di farlo domani. Basta stare in bagno e gridare occupato. Non penso. Ma se ci vorranno più sere. Beh Marco, mi sono divertito un sacco e spero sia stato lo stesso. Bro, non hai idea, o forse sì, di quanti giochi giochiamo qua horror. In realtà ho porto solo gameplay horror. E agoniamo tutti come dei vermi bastardi. Qualche pezzo di carne da spolpare una volta tanto. E questo qua, dall'enigma, secondo ho capito che c'era veramente qualcosa che andava dalla stanza con propaganda, il diavolo del PC. Ho detto, ok, sta gente qua si è un po' spaccata. E con la scusa prova a richierto, la posso sparare qualche chi alla chat? Merda, ma assolutamente sì. Cazzo, gentilissimo, assolutamente sì.
Che gentile. Con società rovinata prima parlavi, cosa intendevi? Di che parli, bro? Buonanotte Marcolino, questo gioco è bellissimo, aspetto domani con ansia. Aspetto anch'io domani con ansia. Vado un po' prima a dormire, ragazzi, perché domani devo fare riprese del Merry Act, se no rimanevo un po' a giocare di più. Vorrei avere un PC da gaming. Non credo sia così pesante questo. E allora le mando a Scaglioni, che sennò i bot se le pappano. È già successo su Twitter. Ma possiamo fare così, che le mandi a me e poi quando finiamo il gioco ok, a posto. segnatevi questa qua, ragazzi. Il primo che la prende, bravo, è bravo. Grazie, grazie Ivan. Marco, ho fatto un video come quello di ieri. Puoi mandarmelo? No, no, dimmi pure. Possiamo fare che me ne mandi un paio, quelle che puoi mandarmi, e quando finisco il gioco le regaliamo. Buono che ne hai mandato una, anzi grazie mille. Ragazzi, ringraziate come solo voi sapete fare il nostro amico Ivan. Hai un baffo che ti esce tagliato? Quindi ragazzi, che cazzo dire? Fighissimo. Molto più bastardo il secondo enigma del primo. Vediamo cosa succede nel secondo. Figa la roba dei quadri. Ma puoi dirlo, Ivan, se era un po' come avevo dedotto io? Ovvero che c'erano più quadri perché la gente lo vedeva da diversi punti. Quindi che in modo da non rendere l'enigma adatto a tutti. Ivan il terribile. Grazie al pensiero Ivan, grazie mille fratelli. Guardate bravi, guardate bravi, guardate bravi. Ivan è sviluppatore? Sì, sì. Grazie a tutti, mi sono divertito un sacco e parlo a nome del team quando dico che è bello vedervi così contenti. È bello per me, bro, sapere che c'è gente che si impegna in uno, purtroppo, delle etichette videoludiche meno pompate e sviluppate, se non per ricevere qualche reaction dai top gameplayer. Mi piace tantissimo. L'horror è veramente uno dei miei generi preferiti, se non il mio preferito, perché mi piace tanto vedere che cazzo viene inventato in un panorama molto saturo, secondo me, di merda specialmente. Quindi difficilissimo scostarsi. In più, non so se la pensi come me, ma l'universo dei AAA e gli horror io lo insulto sempre tantissimo. Abbiamo giocato insieme a The Quarry qua in live e volevo un po' spararmi. Perciò grande che ci metti così tanto impegno. Un bacione a tutto il team, veramente. Non vedo l'ora di finirlo così ne parlo in maniera completa. Per quanto riguarda le domande a Ivan, ragazzi, finiamo il gioco e magari il giorno dopo averlo finito lo intervistiamo, visto che è già accettato. E ci facciamo una bella chiacchierona. Ti capisco, la storia dell'horror è strana ed è sempre bello trovare belle robe. Già, noi qua andiamo veramente a pesca il pesciolino, vediamo che esce. Io lo provo a fare il mio. Sei un grande, veramente mad respect. Ragazzi, noi ci vediamo domani, massimo dopodomani, perché non so domani se la giornata la impegno tutta con riprese o no. In generale, comunque, massimo dopodomani facciamo il terzo enigma. Vediamo domani sera, vediamo. Non vi prometto niente, ma vediamo. Un bacione, ragazzi. Grazie a Ivan per averci fatto compagnia. Grazie a tutte le sub, a tutte le views. Grazie a tutti, ragazzi. Ci vediamo domani. Andate su Instant Gaming che c'è il giveaway, grazie a Blizzard. Vediamo se c'è qualcuno da... Vediamo se c'è qualcuno da raidare. Penso proprio. Niente, facciamo gli spacconi, non facciamo niente. Ciao belli.
Ciao, bellissimi.